Nella cittadella erano giunte nuove truppe da province lontane. Ora si vedevano spesso per le strade visi neri e bruni. C'erano dappertutto gruppi di combattenti accoccolati intorno a fuochi di bivacco. Tutto a un tratto per noi donne non fu più consigliabile andare sole per strada. A pensarci bene, ma nessuno si azzardava a vedere così la questione. Gli uomini di entrambe le parti sembravano alleati contro le nostre donne e queste, scoraggiate, si ritraevano negli antri invernali delle case presso i deboli fuochi e dai bambini. Nel tempio pregavano con un fervore che non mi piaceva, perché vedevano nel nostro dio Apollo un sostituto della vita rubata. Era una cosa che non sopportavo più. Protetta dalla veste sacerdotale, ritornai da Anchise. Ogni volta che mi presentavo da lui dopo un lungo intervallo, era come se non avessi mai smesso di fargli visita. È vero, alcune giovani donne a me estranee si alzarono e se ne andarono, come era naturale, senza imbarazzo, ma mi dispiacque ugualmente. Anchise aveva incominciato in quel periodo a intrecciare le sue grandi ceste e tutti presero ciò per un capriccio. Ma ora che siete in viaggio, Enea, in che cosa avreste sistemato le vostre provviste? In che cosa avresti trasportato tuo padre che è diventato così leggero, se non in una cesta come quelle? Sicché non smise di sistemare le canne mentre parlavamo. Cominciavamo sempre col prendere le cose alla lontana. Mi offriva sempre quel vino del Monte Ida che mi andava nel sangue e la focaccia d'orzo preparata da lui. Gli raccontai parola per parola la mia conversazione con Eumelo. Allora saltò su, gettò all'indietro la testa nuda e scoppiò a ridere esclamando: «Sì, ci credo, sì! Vorrebbe proprio questo quel furfante!» Quando rideva, ridevo sempre anche io. Tutto era già più semplice, ma la cosa più importante, gli ammaestramenti di Anchise doveva ancora venire. Quando mi impartiva i suoi ammaestramenti, mi chiamava fanciulla. «Dunque, fanciulla, ora sta un po' attenta. Eumelo ha bisogno di Achille come una vecchia scarpa della compagna. Ma dietro c'è un trucco molto semplice, un errore di ragionamento che ti ha trasmesso in tutta la sua volgare ingenuità e che funziona soltanto fino a quando tu non ne cogli il punto debole. E cioè, lui presuppone ciò che innanzitutto ha dovuto creare. La guerra. È arrivato al punto di prendere questa guerra per la normalità e di presupporre che per uscirne ci sia una sola via, cioè la vittoria. Poi è il nemico a dettarti quello che ti resta da fare, poi sei nei guai e devi scegliere tra Achille ed Eumelo, due mali. Non vedi, fanciulla, come Achille fa al caso di Eumelo? Come questi non possa augurarsi un avversario migliore di quel bruto? Sì, lo vedevo. Ero grata ad Anchise. Pensavo fino in fondo i pensieri che mi consegnava. Dunque si sarebbe potuto combattere il male prima, quando ancora non si chiamava guerra. Non si sarebbe dovuto far emergere Eumelo. Non si sarebbe, ma chi? Il re Priamo? Il padre? Mi restò dentro il dissidio. Da Eumelo si spostò su Re Priamo e nel dissidio si annidò la paura. Avevo paura, Enea. A questo non volesti mai credere. Non hai mai conosciuto quel genere di paura. Io ho una memoria paura, una memoria sentimento. Quante volte hai riso perché ogni tuo ritorno non ero in grado di farti quel resoconto degli avvenimenti che ti aspettavi. Chi aveva ammazzato chi e in che modo? Chi era in ascesa e chi era in discesa nella gerarchia? Chi si era innamorato di chi? Chi aveva rubato la donna a chi?
Dovevi chiederlo ad altri. Lo sapevo naturalmente, non era questo il punto. Chi non è invischiato negli avvenimenti apprende di più. Ma se non lo volevo, la mia memoria semplicemente non prendeva abbastanza sul serio quelle faccende, come se non avessero consistenza, non abbastanza, come se fossero fatti ombra. In che modo devo spiegartelo? Ti faccio un esempio. Polissena. Ah, Enea, come se fossi qui. Mi vedo davanti ogni tanto. Ogni tratto di quel viso su cui era incisa la sventura, perché vidi questo soltanto e udii nella sua voce quella nota che mi generò una paura struggente per lei, la sorella destinata a finir male. Quante volte ebbi l'impulso di afferrarle le mani e di urlarle ciò che vedevo, cosa mi trattenni, come mi trattenni. Come tesi tutti i muscoli contro quella angosciosa certezza. Non c'è bisogno di dirmi perché la nascita dei gemelli fu così difficile. I miei muscoli si sono irrigiditi. Avevo la sensazione di compiere con il mio corpo quel punto, di comprimere con il mio corpo quel punto attraverso il quale, in modo per me appena percettibile, altre realtà si insinuano nel nostro mondo di corpi solidi, che i cinque sensi da noi comunemente accettati non abbracciano, sicché siamo costretti a rinnegarle. Parole. Tutto ciò che cercavo di comunicare di quell'esperienza era ed è perifrasi. Per la cosa che parlava da dentro di me non abbiamo nomi. Ero la sua bocca. Non per mia volontà, essa doveva innanzitutto atterrarmi prima che dessi voce a ciò che mi dettava, che dicevo la verità, che non volevate ascoltarmi. Questo lo ha divulgato il nemico, non per malvagità, non sapevano fare meglio. Per i greci c'è solo o verità o menzogna, giusto o sbagliato, vittoria o sconfitta, amico o nemico, vita o morte. Pensano in modo diverso. Quello che è visibile, annusabile, udibile, tangibile, non esiste. E l'altro che essi schiacciano fra le loro rigide distinzioni. Il terzo, che per loro è sempre escluso, la materia vivente che sorride, che è in grado di riprodursi continuamente da se stessa, l'indiviso, spirito della vita, vita nello spirito. Anchise disse una volta che più importante dell'invenzione del ferro maledetto avrebbe potuto essere per loro la capacità di immedesimazione. Che non riferissero i ferri e i concetti di bene e di male soltanto a se stessi, ma per esempio anche a noi. I loro cantori non tramanderanno niente di tutto ciò. E se loro, o noi, lo tramandassimo, che cosa ne seguirebbe? Niente. Purtroppo, o per fortuna, niente. Non il canto, solo il comando muove più del vento. Non è una frase mia, è una frase di Pentesilea. Disprezzava quelle che chiamava le mie pose. I tuoi sogni contro i loro giavellotti? Aveva un funesto, infelice modo di ridere. Gliene avrei dato volentieri la prova. Era nel giusto. Si potrebbe dire che il giusto potesse comunque essere dalla parte dei giavellotti. Troppo tardi, un'altra volta troppo tardi, ho compreso che lei metteva a disposizione se stessa, la sua vita, il suo corpo, per spingere il più possibile sotto gli occhi di tutti questa ingiustizia, in quale abisso di disperazione viveva. Un
Un giorno, mentre attendevo al servizio, vennero Ecuba e Polissina nel tempio. Era strano che volessero fare sacrifici ad Apollo e non, come preferivano di solito, ad Atena, la nostra protettrice, il cui tempio si trovava più a portata di mano nella città. Non mi dissero che cosa si dovesse ottenere con il sacrificio. Frutti di campo. Vidi soltanto l'accordo che c'era tra loro e il cuore mi si strinse. La loro preghiera alla divinità, questo lo appresi molto, molto più tardi, era così contro natura che non potevano rivolgerla a una dea, ma solo a un dio maschio. Apollo doveva togliere a Polissena la gravidanza che essa temeva. Da Andro, del quale era schiava ora come prima. Non voleva un figlio, perché solo in quell'ora le apparve sul viso come espressione persistente di fragilità il dissidio che viveva. Perché Achille, la bestia, vide quell'espressione? Mi si bloccò il respiro quando lui entrò, dopo aver ucciso in quel luogo il fratello Troilo. Si era tenuto lontano da Apollo, benché, purtroppo, dico, fosse stato concordato che quel tempio dovesse essere un luogo neutrale, aperto anche ai greci, perché adorassero il loro dio. Così dunque venne Achille la bestia e vide la sorella Polissena e io dall'altare, da cui tutto si vede, vidi che lui la vide. Come assomigliava lei al nostro fratello Troilo? Come la divorò, Achille, con i suoi orribili sguardi che conoscevo. E io, Polissena, forse bisbigliai, poi stramazzai. Quando mi svegliai, Erofila, la vecchia dalle guance di cuoio, era accovacciata accanto a me. È perduta, Polissena, è perduta, dissi. Alzati, Cassandra, disse Erofila. Dominati. Non lasciarti andare così. Ora non è tempo di visioni. Quello che deve succedere succederà. Non siamo qui per impedirlo, dunque non fare tante storie. All'improvviso, il nostro tempio divenne un luogo ricercato. Negoziatori di rango inferiore si dettero convegno lì per preparare l'importante incontro. Il troiano Ettore avrebbe incontrato l'eroe greco Achille. Io restai nella camera dietro l'altare dove si percepisce ogni parola, udii ciò che sapevo. L'eroe greco Achille voleva la principessa troiana Polissena. Ettore, che aveva preso da Pantò, che presso i greci, i padri, i fratelli maggiori hanno potere sulle figlie, sulle sorelle, aderì per finta. Così era stabilito alla richiesta di Achille, benché dunque gli avrebbe consegnato la sorella se, dal canto suo, ci avesse passato la pianta del campo greco. Credetti di aver sentito male. Mai. Oh, ma è prima d'ora. Troia ha invitato un avversario a tradire la sua gente. Mai ha venduto una delle sue figlie al nemico per questo prezzo. Quell'andro, cui era tanto legata Polissena, se ne stette immobile alle spalle del fratello Ettore e Achille, la bestia che, come aveva ben dimostrato, non rispettava quel santuario, non saltò alla gola di nessuno dei due. Poteva forse immaginare come un primo anello di armati serrasse strettamente il santuario? Difficile. Disse che avrebbe riflettuto su tutta la faccenda, ma che pregava di poter vedere ancora una volta Polissena. Ora, cosa abbastanza strana, il fratello Ettore questo non volle consentirlo. Allora si intromise l'amico Andro con la sua voce gagliarda. Ma perché no? Io sentii dire
Ah, sorella, pensai, se potessi sentirlo il tuo grazioso buono a nulla. La sera venne pattuito. Polissena si sarebbe mostrata sulle mura, vicino alla porta scea, al suo futuro padrone. Supplicai Polissena di non mostrarsi. Ma perché no? Disse lei, come quell'andro. Non c'era motivo per non farlo. E questo bastava. Qual era il motivo per non farlo? Allora tu ami quella bestia. Sei capace anche di questo. Mi sfuggì la frase che non mi perdono, che mi allontanò tanto la sorella da rendermela irraggiungibile. Vidi subito come divenne l'espressione del suo viso. Lontana, in preda al panico, le afferrai le mani, mi scusai, la sommersi di parole come fuori di me, invano. La sera, prima del tramonto, stava sulle mura, con quel sorriso distante, e guardava giù, verso Achille, che la fissava avido, quasi gli colava la saliva. Allora mia sorella, Polissena, si scoprì lentamente il seno, guardando sempre come da un luogo remoto verso di noi. Il suo amante, suo fratello, sua sorella. Io, implorante, ricambiai lo sguardo. Ehi, Ettore! Muggì da sotto Achille la bestia con voce roca. Mi senti? Il patto è valido! Fu valido. Per mesi mia sorella Polissena fu la donna più ammirata di Troia. L'aveva voluto punire i suoi, rovinando se stessa. Le azioni che la guerra espelleva erano aborti. Polissena, quando offrì il seno al greco, aveva perso il figlio di Andro nella forma di un piccolo grumo di sangue. Trionfante, impudica lo disse a tutti. Era libera, libera, niente, nessuno la tratteneva. Così fu.